Buongiorno bambini, buon lunedì, come state? Allora, oggi iniziamo un nuovo testo. Parleremo del testo poetico, della poesia. Che cos'è la poesia? La poesia è l'arte di esprimere e rappresentare dei fatti, delle immagini, dei sentimenti con le parole. Queste parole possono essere poste, organizzate in un certo ordine logico, oppure possono essere libere, senza alcuna logica. La poesia è un po' come la musica, stimola le sensazioni, le emozioni, i ricordi attraverso le parole. Quindi scopriamo un po' i poeti come ci fanno sognare attraverso l'utilizzo delle parole. Siamo a pagina 72. Innanzitutto qui c'è un piccolo esercizietto, è più che altro un gioco per scoprire le varie tipologie di testi poetici. Voi ci cliccate su e ci giocate un pochino. Ma che cos'è il testo poetico? È un testo particolare che esprime sentimenti, impressioni e ricordi del poeta, con lo scopo di suscitare nelle persone che leggono la poesia delle emozioni. Alcuni testi poetici, come le filastrocche che noi già ben conosciamo, sono scritte per divertire e per far sorridere. Vediamo un po' come è organizzata, come è strutturata la poesia. La poesia, il testo poetico, è scritto in versi e strofe. Ne abbiamo già sentito parlare di versi e strofe. I versi sono le righe del testo poetico, ok? Mentre le strofe sono dei gruppi di versi separati tra loro da uno spazio bianco. I versi possono essere in rima quando le parole finali finiscono con gli stessi suoni, altrimenti, se non hanno la rima, sono definiti liberi. Quindi i versi possono essere in rima quando le parole finali finiscono con gli stessi suoni, altrimenti liberi quando non ci sono le rime. Guardiamo questi tre esempi di rima. Esistono le rime baciate, le rime alternate e le rime incrociate. Le rime baciate sono quando seguono questo schema AABB. Guardiamo insieme, leggiamo, prendiamo il nostro evidenziatore e vediamo quali sono i suoni che fanno la rima. Buono il latte zuccherato. Buono il dolce profumato. Vedete, zuccherato e profumato fanno rima e seguono lo schema AA. Il primo verso fa rima con il secondo verso e quindi si definisce rima baciata. Buona l'acqua cristallina di una chiara fonte alpina. Cristallina e alpina fanno rima e sono due rime baciate. Quindi, quando la poesia ha questa struttura di rima, segue questo schema AABB, si dice che le rime sono baciate. Guardiamo invece quando un testo è scritto con le rime alternate. A casa io gioco, a casa io faccio, a casa è il mio fuoco, a casa l'abbraccio. Scomponiamo la poesia e guardiamo come sono strutturate queste rime. A casa io gioco fa rima con fuoco, vedete? Lo schema è ABAB, quindi il primo verso farà rima con il terzo verso. A casa io gioco, a casa il mio fuoco. A casa io faccio, a casa l'abbraccio. A casa io faccio, il secondo verso farà rima con il quarto. A casa l'abbraccio. Vedete, è alternata. E infine ci sono le rime incrociate. Un gatto rincorre le foglie, secche sul marciapiede. Vedete, qui sembra che non ci sia la rima. Le contende vive, le crede, allo scopo che le raccoglie, alla scopa che le raccoglie. Quindi, guardiamo un po', analizziamo. Un gatto rincorre le foglie, fa rima con raccoglie. Un gatto rincorre le foglie, alla scopa che le raccoglie. Secche sul marciapiede, le contende vive, le crede. Vedete? Schema A fa rima con A, primo verso fa rima con quarto verso. Secondo e terzo, A, B, B, A. Questo si definisce rima incrociata. Ma guardiamo un po' che altre figure retoriche possiamo trovare all'interno di un testo poetico. Come è scritto? È scritto in maniera molto molto musicale. Quindi è musicale, ricco di suoni. Esistono le allitterazioni, le onomatopee, immagini, similitudini e metafore. Analizziamo queste
parole. Le allitterazioni sono nei testi poetici, abbiamo detto che la musicalità è fondamentale e molto spesso sono dalle rime, quindi proprio grazie alle rime si percepisce molta musicalità, ma anche dai suoni che si ripetono nelle parole. Sono delle sillabe che si ripetono e fanno, ci danno la sensazione di musicalità. Quindi parliamo di allitterazioni quando all'interno dei versi ci sono delle parole, delle letterine, delle sillabe che si ripetono. Facciamo subito un esempio. Per esempio, quando diciamo 33 trentini entrarono a Trento, vedete qual è il suono che si ripete continuamente? La tr, t, t, t. E questa ripetizione ci dà la sensazione di musicalità. Quindi questa è un'allitterazione. Un altro esempio potrebbe essere ninna, nanna, ninna, o. Vedete? Il suono ni si ripete continuamente e ci dà la sensazione di musicalità. Questa è l'allitterazione, ripetizione di sillabe, di suoni. Le onomatopee invece sono delle parole che imitano un suono, quindi pensate delle parole che nei testi possiamo utilizzare per indicare un suono. Sono molto frequenti anche nei fumetti. Per esempio, boom, quando scriviamo boom, la sensazione, il suono. Con questa parola imitiamo il suono di un'esplosione, oppure splash quando cade un sasso nell'acqua, quindi con questa parola splash imitiamo un suono, oppure ding dong, il campanello che suona, oppure dring dring potrebbe essere il suono di un telefono. Quindi parole che indicano dei suoni e queste sono le onomatopee. Poi abbiamo le similitudini e le metafore. Similitudini e metafore sono delle immagini. Un esempio di la similitudine è un paragone che lega due cose con la parola come, sembra, pare. Esistono varie paroline magiche che ci fanno capire che quella è una similitudine. Facciamo un esempio. Lavora come un mulo. Vedete, c'è la parolina come che ci fa capire l'intensità del lavoro. Ovviamente è una persona che lavora come un mulo. Oppure il cielo è come un mare. Quella lì è un'altra similitudine. A differenza della metafora, invece, la similitudine, la metafora è un paragone, ma possiamo definirlo sottinteso, nel senso che il come non c'è più, quindi non c'è più la parolina come, e non c'è una cosa che si trasforma nell'altra. Facciamo subito qualche esempio. Una montagna di compiti, vedete? È una metafora, ovviamente non è che sto scrivendo, sto facendo compiti grossi come una montagna, ma significa che sto facendo tanti compiti, e quella è una metafora. Oppure un fiume di parole, non esiste un fiume di parola, però sto usando una metafora per far capire come scorrono le parole. Ok? Bene, adesso è arrivato il momento di fare qualche piccolo esercizio. Studiate pagina 72, seguite le cose che vi ho detto come approfondimento sulle allitterazioni, le onomatopee, le similitudini e le metafore, e leggete pagina 73, individuate le varie tipologie di rime e completate questo esercizio. Ok? Osservate le rime, come sono organizzate e come sono strutturate. Questo lavoro non dovete inviarlo. Poi, ovviamente le poesie le leggete sempre 3 volte ad alta voce, ci vorrà un attimo. Pagina 74, il mare in burrasca. E poesia azzurra, anche lì leggete, eseguite questo piccolo esercizio, semplicissimo, non dovete inviarlo, però vorrei ricevere nella mail questo qui. Rappresenta con un disegno l'immagine descritta dal testo poesia azzurra. Quali colori usi? Quindi qui, dopo aver letto più volte la poesia azzurra, rappresentate in un disegno quello che riuscite ad immaginare, quello che la vostra fantasia vi fa immaginare. Quindi questo lavoro qui dovete inviarlo, ok? Mi fate un bel disegno riferito a questa poesia azzurra. Pagina 75, c'è sempre da leggere qualche filastrocca e fare degli esercizi, ma sono molto semplici, sono proprio delle X da mettere. Leggete, completate gli esercizi anche di pagina 75 ed infine anche pagina 76. Leggete, fate gli esercizi, ma sempre senza inviarli. Ok? Buon lavoro, buon inizio di settimana. Ciao bambini!